Ciao ragazzi, benvenuti a questo corso di Walking Bus, sono Igor Sardi, trovate tutto su di me su www.igorsardi.com. Allora, questo corso è nato dopo molte richieste di colleghi, bassisti, amici, che dopo aver seguito altri miei corsi, dopo aver comprato alcuni miei metodi didattici che trovate appunto sul mio sito, mi hanno chiesto in parecchi di approfondire l'argomento, un argomento walking che a detta loro, e mi hanno trovato pienamente d'accordo, è un argomento un po', diciamo, tra virgolette, spinoso tra noi musicisti, in quanto dai non addetti a lavoro o comunque da bassisti che amano altri generi, è visto un po' retro, un po' datato, un po' fuori moda, diciamo. Io non sono assolutamente d'accordo con questa idea che abbiamo di questo tipo di stile di accompagnamento, questo modo di suonare il basso, il contrabbasso, perché innanzitutto per esperienza personale, anche di recente, molto recentemente, ci sono stati con le mie band, con i gruppi nei quali suono, molte richieste, soprattutto nell'ambito dei matrimoni, delle feste private, di serate interamente dedicate allo swing, serate interamente incentrate sulla musica jazz, sia appunto ballabile, diciamo, quindi appunto swing, rock and roll, simili, rock and roll, non è jazz, però ci siamo capiti. Sia al jazz d'ascolto, di standard, dei brani cantati, improvvisazione. Quindi, questa è la mia esperienza personale che mi fa pensare che ci sia un piccolo ritorno, anche qui da noi in Italia, a musica jazz, che è un po' effettivamente trascurata, anche se ci sono tantissime band, tantissime formazioni di musicisti spaventosi, basti pensare per noi bassisti, Massimo Morricone, super storico bassista di Mina, che ha varie formazioni jazz, Bollani, tantissimi, insomma, tantissimi strumentisti, pianisti, trombettisti, sassofonisti italiani che secondo me stanno portando in giro dell'ottimo jazz e nel 2021 ci fanno ancora più capire che il jazz non è affatto un genere musicale morto, anzi, come dicevo prima, probabilmente si assisterà nel prossimo futuro a un ritorno alle origini, soprattutto tra i giovani, soprattutto perché va molto, diciamo, di moda, va molto ora ballare appunto su questi stili musicali. Quindi, come dicevo prima, abbiamo fatto delle serate interamente rock and roll, boogie, swing e dintorni. Detto questo, quindi mi sono trovato appunto d'accordo con questi ragazzi che mi hanno chiesto di approfondire questo argomento e l'altro motivo è che il walking, secondo me, oltre a appunto permetterci di suonare praticamente qualsiasi brano in qualsiasi stile, jazz e derivati, ci obbliga anche a studiare in un certo modo tutta quella parte teorica, armonica, della musica che noi bassisti spesso mettiamo un po' in secondo piano e invece è praticamente impossibile suonare un buon walking, soprattutto dove le successioni armoniche sono piene di accordi anche complessi, senza appunto avere le nozioni armoniche e una conoscenza perfetta del nostro strumento, della nostra tastiera, di dove sono tutte le note e come suonarle, eccetera, eccetera. Quindi,
Detto questo, in questo corso che verrà fatto come sia in versione PDF che cartaceo per chi ama il foglio, la carta come me, troverete oltre a delle video lezioni dove mostrerò le varie tecniche, varie cliché, le varie linee di basso che costruiremo insieme, eccetera, troverete tutti gli esercizi, le spiegazioni. Le trascrizioni che andremo a analizzare i grandi maestri del working, a partire dai grandi contrabbassisti, Ron Carter, Red Brown, De Volland, tantissimi altri, Paul Chambers, ma ci sono veramente migliaia e migliaia, per arrivare anche ai bassisti elettrici, cioè, che hanno suonato il basso e suonano il basso nel jazz. Non solo Pastorius, ma anche tantissimi altri, appunto, anche qui in Italia abbiamo delle eccellenze. Quindi gli argomenti saranno molti, e si partirà un po' dalle basi, proprio perché voglio racchiudere anche coloro che non si sono mai avvicinati a questa tecnica, coloro che comunque appunto hanno lasciato un po' da parte tutta quella parte, scusate il gioco di parole, teorica armonica, soprattutto applicata al basso. Si partirà quindi dagli intervalli, le triadi, un bel ripasso, cioè un breve ripasso, perché ho appena 2 o 3 mesi fa ho pubblicato un corso completo di armonia che trovate qui sopra al link sul mio sito. Dove ho cercato di affrontare, e a detta di molti sono riuscito nell'intento di appunto affrontare tutti gli argomenti armonici nei dettagli, ovvero o meglio, quelli che ci servono e soprattutto come metterli in pratica. Quindi, per chi è un po' indietro nella parte armonica, vi consiglio almeno di dare un occhio perché è in vendita a prezzi da un paio di lezioni di basso in presenza, quindi niente di sconcertante. Che lì trovate una trentina di video allegati, un PDF o un cartaceo molto molto pieno di contenuti. Quindi io in questo corso farò solo un ripasso, altrimenti viene un corso gigantesco, e poi andremo appunto dopo aver ripassato un po' concetti base, accordi, arpeggi, scale, andremo a costruire appunto le prime linee walking su cadenze, partendo dal semplice, meglio, partendo da quelle più usate, 2-5-1 maggiore, 2-5-1 minore, il blues, il jazz blues con tutte le sue sfaccettature, fino ad arrivare a armonie più complesse, quindi con accordi più complessi. E andando a analizzare le varie tecniche working cosiddetto cordale, ovvero dove si fa sentire le note appunto dell'accordo in questione, tonica, terza, quinta, settima, eccetera, il cosiddetto working scalare, dove si associa una scala per ogni accordo, per una parte di accordi. Vedremo tutto in seguito, fino a variazioni ritmiche, quindi i cliché, come li ho chiamati io, che appunto ci insegnano i grandi contrabbassisti e bassisti della storia, per variare ancora di più le nostre linee, e impareremo anche a scordarci un po' della tonica con esercizi molto molto utili, perché noi bassisti siamo sempre un po' leggermente ancorati a questa cosa di giusto far sentire la tonica, però è giusto anche provare a suonare come se per un certo punto di vista fossimo dei pianisti che ragionano un po' in modo diverso per quanto riguarda gli accordi, ma vedremo tutto durante il corso. Working su un accordo che si prolunga per molte battute, faccio un esempio su What, dove c'è un Re minore che dura 120 ore,
quindi come suonare in tre case oppure dove ci sono due o più accordi per battuta, e fino appunto a analizzare le linee più famose, quindi con le trascrizioni, e arrivare a comporre le nostre con l'aiuto delle basi che metterò a disposizione, di standard o comunque anche di brani più recenti, perché no, più anche un jazz più fresco, diciamo. Quindi questo è un po' il tutto. Spero di non essermi scordato niente, che in questo caso, come sempre, vi invito a scrivermi per ogni domanda, ogni critica, ogni quesito, e soprattutto su qualsiasi informazione, insomma. Vi invito di nuovo a dare un occhio prima di acquistare questo corso agli altri miei metodi, tutto su www.igorsardi.com, e vi aspetto, quindi, sperando di accontentarvi anche stavolta, alla prima vera lezione di questo metodo. Grazie a tutti e al prossimo video.